Allora, ragazzi, argomento della lezione di oggi è il barocco. Voi avete mai sentito parlare di barocco? Sapete che cosa si intende per barocco? In linea tendenziale, la parola barocco designa un movimento culturale che si diffonde in Italia, soprattutto l'Italia è il fulcro, il centro di radiazione. Tra più che altro alla fine del XVI secolo l'inizio del XVII, in realtà anche per tutto il XVII secolo. Considerate che noi qui in Sicilia, a Ragusa, viviamo in una terra barocca, ma i principali monumenti cittadini, a cominciare dal Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla, sono stati edificati posteriormente al grande sisma del 1693. Quindi per il barocco si può posturare una sorta di lunga durata. Ma lunga durata di cosa? Cosa si intende per barocco? Limitandoci a considerare, diciamo così, questo movimento estetico, ideologico e culturale, subspecie artistica. Sono state fatte molte ipotesi e tutte vertenti su un senso di stranezza, su un senso di, diciamo così, lontananza rispetto agli ideali che invece erano stati tipici dell'arte rinascimentale. Ordine, equilibrio, armonia. Ideali, lo abbiamo visto, messi in discussione dal manierismo, se non in linea teorica, perché ancora formalmente si dichiara che riferimento sono proprio gli artisti che questi principi li avevano messi in pratica nei loro lavori, quantomeno nella realtà della realizzazione delle opere, dove lo stile diventa l'elemento dominante, diventa l'elemento caratterizzante il discorso artistico, che dunque, essendo concentrato sull'espressione di sé, solo secondariamente si fa portavoce di valori, questo è valido per il manierismo, lo vedremo, sarà un principio condiviso anche dall'arte barocca, che siano estranei alle intenzioni della classe dominante, del potere. L'arte è potere. Anche perché per realizzare un'opera d'arte grande, importante, sono necessarie risorse ingenti che solo le massime autorità politiche o economiche sono in grado di mettere in circolazione. E nel caso del barocco, il potere che, diciamo così, sarà dietro le quinte delle grandi realizzazioni artistiche realizzate nel periodo che abbiamo preso in considerazione, sarà in primo luogo quello religioso, la Chiesa. Solitamente si dice che il barocco è l'arte della controriforma, cioè della riforma che la Chiesa cattolica intraprende per reagire alla riforma protestante. Lo sarà da due punti di vista, da un punto di vista pratico, perché la Chiesa si farà committente di tantissime opere d'arte, vedremo perché. Dal punto di vista teorico, perché la Chiesa si farà parte attiva anche attraverso dichiarazioni molto precise per quanto concerne l'elaborazione stessa teorico-pratica delle opere. I committenti non saranno più di larghe vedute come i papi del Rinascimento che facevano fare agli artisti ciò che gli artisti volevano. È emblematico il rapporto tra Michelangelo e un Paolo III Farnese. No, adesso la Chiesa interverrà
pesantemente da un punto di vista normativo. Ma iniziamo dall'aspetto pratico. Dicevo che Roma diventa un punto di irraggiamento per una ragione, Roma vale un po' per tutta l'Italia, molto semplice. E cioè una delle norme controriformiste è quella che vuole che tutti gli ordini religiosi debbano costruire la sede principale, la cosiddetta casa generalizia, presso la capitale, in modo da non sottrarsi al controllo dell'autorità centrale e quindi di stroncare sul nascere eventuali tendenze autocefale, cioè tendenze a governarsi da sé, di questo o di quell'ordine religioso. Ne segue che a Roma è tutto un fiorire di sedi, di ordini religiosi, che sono, immaginate, centinaia. La città diventa una sorta di centro amministrativo globale. E questi centri diventano non solo centri di controllo, ma anche centri di radiazione. Perché, per esempio, l'arte delle colonie dell'impero spagnolo o del Portogallo sarà il barocco e sarà un'arte esemplata su ciò che si faceva a Roma. Ha ragione dunque Braudel quando dice che il barocco è il punto, l'apice, diciamo così, dell'irraggiamento della civiltà italiana col suo gusto, la sua cultura a livello mondiale. Poi, come vedremo, la Chiesa starà molto, molto attenta ai contenuti delle opere. Che nel caso appunto di opere d'arte, nel caso di un'opera letteraria, basta la censura a dire questo si può scrivere, questo no. Nel caso di un'opera d'arte, il discorso è un po' più complesso, perché le opere d'arte richiedono interpretazione. Se vi ricordate, io faccio sempre l'esempio del Cenacolo di Leonardo. Anzi, l'esempio di Panofsky che discute del Cenacolo di Leonardo, famoso esperto di iconologia, dicendo che se lo visitassero gli aborigeni della Papuasia totalmente alieni di che cos'è il cristianesimo, di che cos'è la transustanziazione, di che cos'è l'Eucaristia o di che cos'è il tradimento stesso di Cristo dal punto di vista escatologico, non avrebbero difficoltà a dire che quest'opera è un banchetto molto affollato in cui magari i commensali stanno litigando per il cibo. Quindi, nel caso dell'opera d'arte, è facile, più facile che ci siano fraintendimenti che non nel caso dell'opera letteraria. A meno che uno non faccia delle esplicite rappresentazioni di situazioni che sono contrarie alla dottrina, alla morale, per esempio scene di nudo, scene di sesso, mai sia. Infatti, la committenza religiosa diventa castigatissima da questo punto di vista, ma anche scene che possano, immagini che possono adire ad interpretazioni fuorvianti. Che ne so? La rappresentazione della Vesper Bild, della Pietà del Tramonto, ricordate la Pietà di Michelangelo? Beh, ecco, questa viene totalmente bandita perché non è scritto da nessuna parte che dopo la morte di Cristo il suo corpo venga preso e venga messo in braccio alla Madonna che piange e si commuove facendo il compianto. E dire che il patetismo da più punti di vista è comunque incoraggiato. Se c'è una cosa che viene incoraggiata negli artisti è infatti il coinvolgimento sentimentale, emotivo. Mentre le opere degli artisti del Rinascimento sono fatte per indurre un certo tipo di riflessione, questo lo vedevamo già nella nostra precedente lezione generale sul manierismo, uno guarda il David e capisce subito che non è l'eroe di cui si parla nella Bibbia. Il Davide di Michelangelo, intendo. È un'altra cosa. È un eroe civico, è un eroe del pensiero che precede l'azione.
quasi un dio greco teletrasportato e trasferito nell'età moderna, nell'età contemporanea. Con le opere barocche, questo concetto, come vedremo, non avrà più ragione d'essere, perché le opere barocche mireranno più che altro a muovere e delectare, direbbero i latini, a creare un senso di sconvolgimento e di stupore. Giambattista Marino, un poeta manierista, ma in un certo senso già barocco, dichiara che è del poeta il film La Meraviglia, e questa affermazione potrebbe essere sottoscritta anche dall'artista. Quindi tutto quell'armamentario stilistico che era fatto di controllo sull'immagine per vincolarla a un senso preciso, a cominciare dalla prospettiva rinascimentale, viene rovesciato, viene messo in discussione. L'arte non è più espressione di una verità unica, inossidabile, indissolubile, ferma, che dura in eterno. L'arte diventa espressione del movimento, del divenire, perché la verità c'è già e sta oltre, sta al di là, è la verità del divino. E questo divino noi dobbiamo semplicemente accoglierlo così com'è, senza pericolose derive razionalistiche o manie protestanti. Dobbiamo accoglierlo nella sua manifestazione, che è splendida e che va al di là delle capacità, diciamo così, ricettive del soggetto, che è sempre schiacciato da una sorta di sovrabbondanza scenica, una sovrabbondanza fatta di luce, una sovrabbondanza fatta di illusione. Io non vi voglio anticipare gli argomenti del corso, però vi invito ad andare con la mente a un edificio che tutti quanti conoscete, la Basilica di San Giorgio a Ibla. Facciamo una passeggiata a Ibla, in cui andiamo a piedi alla Basilica di San Giorgio dalla stradina, da una delle stradine laterali che porta alla piazza. Ci giriamo e ci troviamo, non sto facendo un saluto fascista, ci troviamo una strada in salita, poi una scalinata inclinata in una direzione, qui si contrappone una facciata che non è allineata come dovrebbe essere per logica di cose alla scalinata, ma va in un'altra direzione ancora. Quindi una direzione alla piazza, una direzione alla scalinata, una direzione alla facciata. Facciata che non completa lo slancio della scalinata, ma lo proietta indefinitamente verso l'alto, nello slancio della torre campanaria che quasi con un colpo di reni tenta di distaccarsi dalla terra. Il risultato ottico qual è? La facciata di un edificio che ha il movimento implicito nella sua conformazione. In realtà, come accade sempre di fronte a un'architettura o una scultura, l'architettura è ferma, siamo noi che ci muoviamo. Il punto è che muovendoci di fronte a un'architettura siffatta, noi la vediamo da punti di vista continuamente differenti. Non è un coronamento spontaneo e naturale, una facciata piatta, come quelle degli edifici che troviamo a Firenze, che ne so, Santa Maria Novella, Santa Croce. È una sorta di fuoco d'artificio, di festone teatrale. Io la immagino, la facciata di questa chiesa, come un carro trasportato dai devoti. E la luce stessa concorre a determinare un mutamento di visione, perché le colonne libere della facciata della chiesa di San Giorgio giocano, determinano un gioco di ombre continuamente variato a seconda dei movimenti del sole, lungo la pelle, lungo tra l'altro la pelle, la superficie calda di questi mattoni, diciamo così, venati di bisso, cioè venati, diciamo così, di pietra lavica oscura, di pietra pece più che di pietra lavica, nelle modanature architettoniche. Insomma, ci troviamo di fronte a
a un'arte in cui l'unica cosa che sembra realmente contare è il movimento, l'irregolarità. Infatti, l'origine della parola barocco, che deriva dal francese baroque o dal portoghese barroco e dallo spagnolo barrueco, pare sia una perla scabra, irregolare, imperfetta. Quindi come se la geometria di cui la perla è immagine della sfera venisse messa in discussione. Altri dicono che l'origine è un sillogismo, cioè una forma del pensiero. L'avete studiato il sillogismo parlando di Aristotele, ma un sillogismo imperfetto, un sillogismo che non conduce a una verità ma a una menzogna. Come quando uno dice in vino veritas, i greci bevono il vino, quindi nei greci è la verità. Ma chi l'ha detto? Non è così che funziona. Nella storia, il barocco, chiaramente, nella storia dell'estetica, intendo, ha avuto momenti di fortuna, come quando si è diffuso. Momenti di bassa fortuna, per esempio in età neoclassica, l'arte barocca è vista come il fumo negli occhi, e momenti, diciamo, di rinnovato successo, come nel caso dell'arte contemporanea, in cui il barocco è sicuramente un modello, un termine di riferimento. Pensate ai lavori di artisti come Damien Hirst, non so se ne avete mai sentito parlare, quello dello Squalo in Formaldeide, o il nostro Maurizio Cattelan, o la portoghese Juana Vasconcelos. Ecco, dico, oggi il barocco, come il manierismo, diciamo così, è tornato in auge. Come sempre accade nei periodi in cui l'equilibrio classico, la perfezione formale, viene avvertita come un peso e ci si rifugia nell'irrazionale, nell'idea di movimento continuo, nell'idea di infinito che è implicita nell'arte barocca. Anche se, attenti, c'è barocco e barocco, di solito si fa coincidere il barocco cronologicamente col 600. Abbiamo già visto come cronologicamente questa definizione faccia acqua da tutte le parti. La ribadisco semplicemente perché agli inizi del 600 lavora un artista come Caravaggio. Ma dal punto di vista formale, come vedremo, Caravaggio è barocco sino a un certo punto, perché conserva ancora il senso di classicità e di equilibrio che invece è tipico dell'arte rinascimentale. Quindi è più che da considerare come una categoria storica che non come un fatto esclusivamente culturale. E comunque i principali esponenti italiani, intendiamoci, di quest'arte saranno Annibale Carracci e Caravaggio, con le riserve che ho appena precisato, e poi soprattutto grandi scultori e architetti come Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, che non è solo scultore architetto, ma pure pittore, e tutti gli artisti che nelle loro opere, che so, Lanfranco, per esempio, con la cupola di Sant'Andrea della Valle, svilupperanno attivamente anche in pittura modi e canoni stilistici che in realtà erano già stati sperimentati in ambito manierista. Questo per quanto riguarda il barocco, e credo che la lezione sul barocco la potremmo tranquillamente anche chiudere così. Ciao ciao. Termina.